Hi guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno da Marcello Ascani, che per chi non conoscesse è un imprenditore creativo iperattivo. Oh, va bene, va bene. Sono uno youtuber, mi fa sentire un po' in colpa imprenditore, lo sai? Volevo che lo dicessi tu. Vero? Sì. Che dicessi imprenditore? Che dicessi youtuber. Ah, ok, ok, no, io sono uno youtuber, ok. Beh, sì, è sì. Uno youtuber. Mm-hmm. Come sapete, per il mese di gennaio sto ospitando sul mio canale quattro personaggi italiani conosciuti in viaggio a New York o residenti a New York. Oggi ospitiamo Marcello Ascani. Ci troviamo in uno dei quartieri preferiti di Marcello e siamo proprio su Wall Street, in questo public space chiamato, in uno spazio pubblico, sì, con un sacco di palme, infatti dopo ve le volevo far vedere, che è praticamente il palazzo della Deutsche Bank. Ah, non lo sapevo? Sì, non lo sapevo. Siamo sotto gli uffici della banca, tedesca. E volevo presentarti un po' alla audience, volevo avere qualche informazione in più riguardo al tuo lavoro, dato che comunque sei un nomade digitale, sapere così come puoi farlo in vari posti nel mondo. Va bene, ti racconto tutto. Allora, innanzitutto, quando parlo anche io sul mio canale spesso dei nomadi digitali, sembra sempre che il nomade digitale sia un lavoro in sé, tipo, e mi chiedono nei commenti, ma quindi come faccio io a diventare un nomade digitale? Che devo studiare? Come se fosse tipo l'ingegnere, o come se fosse l'informatico. Allora, faccio informatica e studio e divento un informatico. Faccio ingegneria e divento un ingegnere. Non è che studio nomade digitalogia e divento un nomade. È un modo per dire che una persona può lavorare da remoto. È un modo carino per spiegare che tu fai un lavoro che non ti costringe a stare in un posto in degli orari, ma tendenzialmente puoi stare dove vuoi. E tantissimi lavori sono così, da programmatore che lavora da remoto, al montatore video che per esempio ho conosciuto un ragazzo che si chiama Dario, lui fa il montatore per la Discovery Channel in Italia, mm-hmm, lo fa qua da New York, esatto, lo fa qua da New York perché può stare a New York. Tutti i lavori che puoi fare da remoto ti permettono di viaggiare. Io faccio lo youtuber, a maggior ragione sono libero di fare quello che mi pare perché mostro la mia vita sul canale YouTube e quindi mi sono detto, dato che posso girare, YouTube me lo permette, adesso specialmente sto facendo un progetto dove viaggio in tutto il mondo, in 12 città, in 12 mesi, e quindi in questo momento sono un nomade digitale, perché sono un nomade nel vero senso della parola, anche se rispetto ai veri nomadi digitali sono vado un po' più di fretta perché faccio solamente un mese, quelli veri se ne vanno in un posto magari un anno e poi vanno in un altro posto. Il mondo sta prendendo un po' quella piega, cioè tante persone sì, iniziano a lavorare remotamente, molti costringono ancora a stare sul posto di lavoro, ma comunque spesso hai sempre più ore libere, magari devi stare a lavoro un'ora a settimana e le altre sono libere. Uh-huh. Tipo già mio padre, che era un impiegato standard che doveva stare sempre in ufficio dalle 8 alle 16, adesso ha 3 giorni una settimana di smart working dove la paga è la stessa, però lui lo può fare da dove gli pare, perché lavorando al computer effettivamente, ma chi lo fa fare andare fino al lavoro ogni giorno? Mm-hmm. Visto che ha nominato tuo padre, mm-hmm, così al volo, mm, cosa hai preso da lui? Da mio padre? A livello imprenditoriale c'è qualche... Imprenditoriale niente, niente, la creatività però l'ho presa. Ok, sì, sì, quindi sì, la parte creativa? La parte creativa, la parte artistica, lui fa musica, un sacco di cose. E invece tua mamma? Tua mamma forse la disciplina, forse. Tua mamma? Sua mamma niente. Mia mamma la disciplina. Domanda importantissima. Mi dica. Che io mi chiedo sempre. Mm-hmm. Ma tu hai una scaletta giornaliera? Di cose da fare? Sì. Sì, poi non la rispetto mai, ma ce l'avrei, teoricamente. Avrei alcune cose per la mia vita e alcune cose per il mio lavoro. Per la mia vita ho le solite cose, le solite buone abitudini che dovrei mantenere. Allora, stanno parlando dietro di me, quindi proverò a farmi capire meglio. Allora, ho due scalette, una per la vita e una per il lavoro. Quella per la vita sarebbero le buone abitudini, tipo la sveglia presto, mangiare bene, allenarsi, leggere, imparare ogni giorno. E ne parli anche nel tuo canale. Sono quelle cose che secondo me mi servono per stare bene, per crescere costantemente, e che alcune persone magari le fanno di default perché gli viene facile. Io faccio fatica a farle perché magari adesso sono a New York, domani sono a Los Angeles, ho mille stimoli e spesso sono le prime cose che tralascio. Mangio male, non mi alleno, non leggo. Infatti qua a New York ho fatto un casino, ecco. Però ci provo, nella scaletta ci sono, poi la scaletta non la rispetto quasi mai. In realtà dovrei, ho appena iniziato questo mio progetto di viaggio di quest'anno, quindi andrà migliorando. Poi ho anche delle scalette per il lavoro, quindi ogni sera mi scarico i file. La creazione di un video è divisa in varie fasi, tra cui il brainstorming, la scrittura del video, a vedere quali altri video sono stati fatti dello stesso argomento, fare la copertina, decidere il titolo, tutta una serie di cose che comunque ti portano via tempo. Sì, soprattutto mi servono dare ripetibilità poi al mio lavoro, perché se mi viene un video bene devo riuscire a fare altri video che vanno bene, quindi se ho una scaletta per riuscire a farlo. Procedure operative in gergo e lavorativo. Per esempio, durante la settimana come ti distribuisci il vario lavoro che hai? Fare video, cercare contenuti, cercare contatti? Sì, no, per quello non ho dei giorni definiti, perché vado in base alle necessità. Okay. Anche perché sono sempre un po' indietro, tipo adesso ho 1000 video registrati e 0 video montati. Non dovrei mai trovarmi in questa situazione. Ne ho tipo 7 fatte di New York e il mese mio a New York è finito, teoricamente questi qua dovrebbero già essere online. Essere fuori. Non è così, però farò in modo di farli uscire il prima possibile, quindi adesso sarà tutto montaggio e 0 giraggio, mentre sarò tutto giraggio e 0 montaggio, insomma. Insomma. Va a caso. E così via.
Ragazzi, purtroppo siamo costretti a cambiare location perché dietro di noi abbiamo una famiglia di... Sono amici. Sono amici, abbiamo una serie di amici... Pausa pranzo. Che parlano in maniera intensa. Siamo usciti perché là dentro c'erano i due amichetti che ci davano fastidio, quindi... lo so, basta, ti ricordi lo tengo io? Il video di Wall Street, caro Bassa. Ok. Ok, lo tiene Marcello. Marcello, dica. Visto che hai accennato e che hai scelto 12 città dove passare un mese a testa per i prossimi 12 mesi, come mai hai scelto New York tra le 12 mete? Allora, ho scelto New York, aspetta qua, inquadriamoci bene, non so come fare, è un casino qua. Ho scelto New York. Mettiti qua, tanto lo stai tenendo te. Vai. Esatto, perché un mese è poco fondamentalmente e quindi volevo scegliere città dove ero già stato, quindi dove conoscevo già un po' le persone, già il posto, in modo da ambientarmi in fretta. New York è una città bellissima, volevo scegliere città dove eventualmente poi una persona si può trasferire. Quindi scegliere due città papabili per un nomade digitale. E quindi insomma non puoi non metterci New York. Questi sono i due motivi principali. Questi sono i motivi principali. E... senti, no, tenilo, altrimenti faccio un casino. Sennò un video bruttissimo. Ok. Torniamo alla posizione originale. Uh-huh. Riguardo a New York, volevo chiederti in cosa New York ti ispira e in cosa ti ha ispirato in questo viaggio. New York è bella perché, vabbè, come dicono tutti, non dorme mai, eccetera, eccetera, e quindi è pieno di persone che si danno da fare. C'è la cultura, che alcune volte diventa anche tossica, se diventa all'estremo, di lavorare. C'è la cultura di conoscere persone, la cultura di realizzare i propri sogni, di darsi da fare ogni giorno, mettersi al lavoro, andare dritti per la propria strada. Ed è pieno di persone che corrono. Ovviamente, se tu stai circondato di persone che corrono, tendi a correre anche te. Quindi questa è una cosa molto buona. Infatti gli italiani che ho incontrato in questo viaggio sono stati tutti molto ispiranti, tutti molto motivati, anche felici, contenti di intraprendere il loro percorso lavorativo. Ne hai incontrati tanti? Ne ho incontrati un po', una decina, quindi tanti, sì. Questa forse è la parte che mi è piaciuta. Che ti ispira di più? Sì. A livello lavorativo hai avuto qualche ispirazione in particolare per i progetti per il tuo futuro? È la mia seconda meta, quindi sto ancora valutando bene che video fare, come impostare i contenuti. Poi in realtà sono stato in vacanza durante le vacanze di Natale, cioè il 20 mi sono detto va bene, basta, non ho fatto niente fino ad adesso, ora riprendo. No, te lo chiedo che magari in queste settimane può essere successo qualche aneddoto o qualche storia particolare che... In realtà nessuna storia particolare che mi abbia fatto arrivare a qualche epifania pazzesca, però ho capito come impostare i contenuti. Marcello, ti ricordi? Certo che mi ricordo, mi hai fatto gentilmente imbucare dentro la borsa di New York. Imbucati a Wall Street. Ah sì, è stato molto figo. Hanno spostato la bambina. Sì. Lo scorso anno era da un'altra parte. Bravo, era davanti al toro. Ah sì. Siamo davanti a uno dei tuoi posti del cuore, ovvero il NYSE New York Stock Exchange. Mm-hmm. Proprio qui ti chiedo quali sono tre azioni da prendere, che non si dice, ma direi magari tre obiettivi, tre goals del 2020. Ma per me o per il mondo in generale? Tutte e due. Ok, una che vale per me e per il mondo è usare TikTok. Anch'io ce l'ho in lista, ma ancora sto... Per me è incomprensibile per ora. Rimane incomprensibile, ma prima o poi ci riuscirò, però va fatto. Per me la seconda sarebbe iniziare a capire bene per i contenuti in inglese, perché sono tre anni che me lo dico e non li faccio mai, e invece viaggiando un anno la voglia ovviamente è sempre di più quella di iniziare a internazionalizzare. È difficile, però devo come minimo mettermi a tavolo e capire come farlo. Mm-hmm. Poi se non ci riesco, e invece uno per la gente, uno per il mondo, per ispirare, uno per il mondo è 2020. Meditate ragazzi, meditate. Meditiamo. Voglio meditare anch'io perché quest'anno voglio ricominciare. Io ho cercato qualcuno per imparare a meditare. Dopo mi sono vista un po' di video su YouTube. Corsi online, sì. Awesome. Diciamo che questa mini intervista è giunta al termine, però mi piacerebbe sapere in questo tuo mese, questa tua esperienza a New York, quante persone ti hanno riconosciuto. Io parlo in italiano nei video, quindi qua teoricamente non dovrebbe riconoscermi nessuno. D'altro canto, siamo a dicembre qua a New York, e a dicembre un sacco di italiani in massa vengono a visitare New York per esatto. Le vacanze di Natale. E quindi, allora, ieri sono solo la Juniors e un ragazzo mi ha riconosciuto. Ah sì? Sì. Ti ha chiesto l'autografo? No, mi ha riconosciuto basta. Cosa ti ha detto? Mi ha chiesto, ma tu per caso sei Marcello Ascani? Per caso? Sì, sono proprio io, cioè, nel senso, come fai a confonderti? E lui, ah sì, sono qua da Juniors perché ho visto il tuo video che hai fatto a Juniors. Obiettivo e poi, raggiunto. E poi sì, anche altri ragazzi, altri italiani, poi sono stati un sacco di posti italiani, quindi è stato facile. Awesome, amazing. Grazie Chiara. Grazie Marcello. Come, linea allo studio. Allora, passiamo alla linea allo studio. Per oggi è tutto, Chiara Lady Boss, Marcello Ascani, New York. Bye guys. Okay.